Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi ci sono stati dei cambiamenti significativi a quattro carte su Marvel Snap. Infatti oggi è il giorno degli OTA. Il termine OTA sta per on the air, ovvero alcuni cambiamenti che gli sviluppatori possono fare senza di fatto patchare il gioco, ma appunto al volo. Cambiamenti volanti. Questa pratica veniva fatta saltuariamente, ma da adesso in poi verrà fatta regolarmente ogni settimana. E oggi cambiano quattro carte, e alcune carte sono molto importanti perché vanno a incidere pesantemente sul meta di questi giorni. Prima di vedere questi cambiamenti però vi ricordo che se siete interessati ad altri video su Marvel Snap c'è una playlist enorme, ma io parlo comunque di videogiochi a 360 gradi, quindi se non siete iscritti magari potete pensare di iscrivervi. Inoltre sta per concludersi anche questo mese il giveaway mensile in collaborazione con Instant Gaming, famoso sito di chiavi per videogiochi e non solo, quindi andate a vedere sotto il primo commento la descrizione perché siete ancora in tempo per partecipare al giveaway, quindi per vincere un gioco o un prodotto, quello che volete, gratuito al mese. Detto questo, cominciamo. Primo cambiamento, Shanna. Carta fondamentalmente non usata da nessuno mai nella sua vita, penso, e infatti se ne sono accorti e l'hanno buffata in maniera netta, ovvero passa da 4-2 a 4-4 e il suo effetto rimane lo stesso di prima, ovvero on reveal aggiunge una carta casuale costo 1 a ogni location. Per ogni cambiamento tra l'altro c'è anche una descrizione, diciamo, degli sviluppatori e la motivazione per il quale hanno fatto questo cambiamento. Ora io lo leggo in italiano, chiaramente tradotto da Google Translate giusto per essere un pochino più veloci, e loro hanno detto questo: Shanna sì, è un po' appiattita dal rilascio, quindi un po' è caduta flat, non era molto usata. Anche durante l'apice della potenza di Zabu era una carta a costo 4 poco performante e vorremmo darle una possibilità in più di brillare. Questo è un buff semplice, ma evidenzia che Shanna non veniva adeguatamente compensata per aver bisogno di 4 slot disponibili per raggiungere il suo limite, cioè nel senso che voi giocate Shanna, occupavate uno slot, lei summonava 3 carte di fatto casuali costo 1 in ogni location e quindi erano altri 3 slot, e non necessariamente tutti questi slot occupati magari facevano abbastanza statistiche, quindi gli hanno dato altre statistiche a Shanna. Tra l'altro summonando dei drop a 1 dicevano c'è Killmonger che uccide tutti i drop a 1, quindi insomma aveva bisogno un po' di più potenza, quindi vediamo se con questo buff, adesso che lei è un 4-4, verrà usata di più. Ma andiamo avanti perché la prossima carta che hanno cambiato è molto importante, una carta che sono sicuro che tutti state usando, tutti avete usato dall'inizio e tutti usate anche adesso, ovvero Lizard Lucertola. E Lucertola è stata nerfata invece, Shanna è stato buffato, Lizard è stato nerfato. Infatti il vecchio Lizard era 2-5 e come ongoing meno 3 di forza se tutta la location viene riempita dall'avversario e quindi diventava un 2-2. Adesso il buff negativo, diciamo così, non è più meno 3 ma addirittura meno 4, quindi fondamentalmente Lizard diventerebbe un 2-1, quindi ora bisogna pensarci due volte prima di usare Lizard, quindi diventa una core card e bisogna giocare intorno a Lizard appunto, quindi per esempio con una Enchantress o uno Zero, piuttosto che buttarlo come 2 drop in qualsiasi deck. Comunque, cosa hanno detto loro? Quando una carta diventa un chiaro valore anomalo nella velocità di gioco, perché è giocabile un numero enorme di mazzi, è qualcosa che contrassegniamo e teniamo d'occhio. Cioè, insomma, hanno visto che Lizard praticamente viene usato in quasi tutti i deck, quindi l'hanno messo sott'occhio e hanno pensato questo nerf. Quindi dicono che tuttavia quando abbiamo una chiara carta migliore per il costo che ha appunto e possiamo togliere un po' di forza ad essa senza necessariamente detronizzarla, questo è in gran parte un cambiamento solido per noi da apportare. Quindi è quello che sta succedendo qui, con probabilmente il nerf più morbido che abbiamo mai realizzato. Sì, perché in effetti alla fine tra un Lizard 2-2 o un 2-1 cambia solo uno di forza. Però effettivamente cambia, quindi ora è molto più rischioso giocare Lizard perché effettivamente se viene depotenziato diventa quasi una carta che non avete messo, cioè un 2-1 invece di un 2-2. Quindi d'ora in poi pensateci bene a giocare Lizard e giocatelo come una carta core, quindi da fondamentalmente silenziare, perché sennò rischiate appunto che il suo value sia sotto la media. Ma non abbiamo ancora finito, anzi adesso arriva un altro nerf su Sandman, questo forse
per alcuni dispiacerà perché magari si divertivano molto con Electro Sandman in questi giorni, e altri invece saranno contenti perché Sandman comunque stava monopolizzando un po' la situazione, quindi tutti i deck più combo, comunque con tante cose da fare, venivano distrutti da Sandman. E quindi il vecchio Sandman era un 5-5, il nuovo Sandman è un 5-3, quindi perde 2 di power. Ergo, gli Electro Ramp, tra l'altro gli Electro Ramp che di solito avevano anche Lizard e Sandman, decisamente più ridimensionati perché di fatto hanno meno stats sul campo e quindi è più difficile per loro vincere. Gli sviluppatori cosa ci dicono? Dal passaggio di Sandman da 4-1 a 5-5 lo abbiamo visto diventare un elemento fondamentale di una strategia basata sull'elettro, ovviamente, che rallenta l'avversario e rende il suo effetto asimmetrico, contestando più corsie con Dr. Doom e solo alcuni pesanti battitori. Insomma, ci stai dicendo che l'Electro Ramp con Doom, Electro appunto e Sandman era diventato un pochino troppo dominante. Questo è certamente il mazzo che ci aspettavamo di vedere, ma è diventato più popolare di quanto vorremmo. Questo tocco, quindi questa modifica, sull'uomo principale lo rende una fonte di potere meno competitiva, dando un vantaggio in più ai giocatori che impegnano le carte in anticipo e rendono più probabile che le scelte di fine partita di ogni giocatore determinino alla fine il risultato del gioco, insomma. Grande traduzione, comunque vuol dire che questo comunque nerf preme di più i giocatori che contrastando un elettro riescono a giocare più carte all'inizio e comunque avere una buona efficienza alla fine. Secondo me è un buon nerf, forse avrei fatto un 5-4 prima di scendere a 5-3, però ragazzi, appunto con questi OTA loro possono cambiare le statistiche ogni settimana e aggiustare le cose. Secondo me comunque ci può stare 5-3, bilancia abbastanza l'elettro rampa che adesso è un pochino meno potente. E l'ultimo però cambiamento in realtà è un buff, forse inaspettato, però ci sono delle ottime spiegazioni dei dev, ed è su Enchantress, che diventa da 4-4 a 4-6. Wow, adesso tutti giocherete Enchantress. Potete immaginare perché l'abbiano fatto, quanti deck ci sono in questo momento con ongoing molto potenti, e quindi Enchantress adesso sarà veramente importante. Ecco cosa dicono gli sviluppatori. Ci ha detto in particolare che in un mondo in cui Armor Patriot, Darkhawk, Devil Dinosauro, Sandman, Blue Marvel e persino Gnull sono i principali attori, Enchantress ha prestazioni scadenti, sia in termini di popolarità che di vittorie effettive. Ci sono fattori attenuanti, ovviamente, curve energetiche, battaglie prioritarie e così via, ma alla fine non funziona come un solido contatore per le carte in corso. Mamma mia, che cazzo di traduzione è? Specialmente quelle simmetriche. Come Rogue, con cui non puoi interagire. Anzi, forse è meglio che lo metto in inglese. Va bene, ok, l'ho capita meglio in inglese. Gli sviluppatori stanno dicendo fondamentalmente che in un mondo in cui ci sono appunto tanti deck con ongoing molto forti, come Petrio, Darkhawk, Devil Dinosauro, Sandman, Blue Marvel, Null, Enchantress non è abbastanza, perché come livello di power, diciamo così, non è sufficiente, anche se lei fa una counterplay, comunque è un turno non troppo forte per chi ha fatto comunque la counterplay, perché magari in quel deck comunque ci sono tanti ongoing e vanno in tutte le location. E quindi non è come Rogue che comunque ruba l'effetto ed è un pochino più effettiva, efficace sugli ongoing, e loro sperano che dandogli più power la counterplay con Enchantress sia più appunto efficace e abbia proprio il senso di counterplay da chi la sta giocando e quindi comunque mantenga un vantaggio soprattutto sulla location in cui viene giocata con Enchantress, dato che adesso è 4-6 invece di 4-4. Vi devo dire che è un cambiamento, in questo caso un buff, che non mi sarei aspettato, e io credo che adesso tantissimi proveranno appunto a contrastare e a mettere fondamentalmente Enchantress in tutti i deck, per contrastare appunto tanti deck che ci sono in questo momento ongoing. Tra l'altro, se ci fate caso, questo buff di Enchantress comunque sinergizza con il nerf su Lizard, perché adesso Lizard ha bisogno veramente, per essere giocato con, diciamo, una certa solidità, di avere o uno Zero o un Enchantress comunque nel deck che lo silenzino. E quindi è una bella combo. Adesso potete comunque giocare Lizard e in quella location togliergli tutte le abilità, e quindi anche quella di Lizard con Enchantress, cosa che si faceva anche prima, però adesso Enchantress è ancora più forte, quindi quella location diventa molto forte, quindi una counterplay estremamente forte su quella location se l'avversario fa un largo uso di ongoing. Comunque, detto questo,
fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questi cambiamenti, che appunto sono degli OTA fatti al volo, e poi vedremo la prossima settimana che cosa cambierà ulteriormente. Sicuramente Shan adesso è più giocabile, ma secondo me comunque non tanti proveranno a giocarlo. Questa è la mia previsione. Lizard secondo me avrà giocato di meno o comunque con più oculatezza, cioè serve necessariamente qualcosa per silenziarlo perché sennò veramente 2-1 è troppo poco se l'altro riempie la location. Sandman secondo me verrà giocato un po' meno, anche gli Electro Ramp giocati un po' meno o comunque verranno modificati, vedremo come, però sicuramente è un ottimo cambiamento. E Enchantress secondo me è un bel buff e potrebbe essere sufficiente per tenere bada tutti questi ongoing. Comunque secondo me tutti questi buff e nerf hanno assolutamente senso e sono stati ben pensati. Però vi ripeto, questi OTA, questi cambiamenti on the air, verranno fatti ogni settimana, quindi d'ora in poi ci sarà da divertirsi a vedere quali saranno gli aggiustamenti al volo che faranno gli sviluppatori, che comunque mi sembrano sempre abbastanza sul pezzo, almeno adesso, perché nei mesi scorsi sono stati un po' lenti, per sistemare e bilanciare il meta, cosa che comunque è estremamente difficile a prescindere nei giochi di carte, perché chiaramente uscendo sempre carte nuove, la gente inventandosi sempre deck nuovi, è un casino mantenere tutto bilanciato, è quasi impossibile, però è una cosa che uno cerca di fare chiaramente dalla parte loro. Comunque, fatemi sapere un po' cosa ne pensate e ne discutiamo sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, ci becchiamo prossimamente per altri video qua su questa playlist per Marvel Snap e per il resto del gaming nel resto del canale. Grazie per l'attenzione, grazie per il supporto sempre, un saluto, statemi bene. Ciao ciao!